letture di questa sedicesima domenica durante l'anno possano avere un duplice significato. Chi l'ha scelta penso che l'ha fatto per l'ospitalità, dicendo dobbiamo essere ospitali per il nostro prossimo. Infatti parla di Abramo, che ospita queste tre persone che passano davanti alla sua tenda. Ma sfido io, quando stai in un deserto, che per chilometri e chilometri non ci sta una casa, non ci sta una fontanella, non ci sta niente, passa una persona, che fai? Ma li invidi. Non è l'ospitalità importante in questo caso, anche perché lui, mettendo in evidenza l'ospitalità, gli dà anche un valore nella spiegazione che fa, un valore troppo eclatante, troppo grande, perché dice, siccome è stato ospitale, questi gli hanno promesso che la moglie sarebbe diventata madre, avrebbe concepito un figlio, ma non è vero, non perché è stato ospitale, ma perché ha aspettato 25 anni senza perdere la fede, diventa padre, non perché l'ha ospitato. Questa è la gentilezza che gli ha usato Dio, il quale ha voluto, dopo avere traccheggiato per 25 anni, di modo che Abramo c'ha 100 anni, 99, quando nasce il figlio ce n'ha 100, e l'altra ce n'ha 10 di meno che lui. Glielo vuole annunciare. Non vuole che il fatto accada senza che gliel'abbia annunciato. Quindi non è l'ospitalità. Ha fatto una scelta non corretta, sbagliata proprio. Quindi la cosa importante è la fede. Perché diventa padre di Isacco Abramo? Perché ha creduto. E non si è lasciato intimorire da nessun fatto. Lui ha continuato a sperare, diventava vecchio cuco, però continuava a sperare che sarebbe diventato padre. E difatti c'è diventato. Allora quei tre angeli, di cui quello in mezzo parla a nome di Dio Padre, gli dice queste belle parole, quando tornerò da te, io, Dio, quel Dio che ti ho chiamato 25 anni fa, da un'altra parte, fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio, non sarete più soli. Finalmente arriverà il figlio tanto aspettato, Isacco, che sarà appunto l'erede della promessa. Che chi ha fatto la scelta non capisca. Io lo si vede anche dalla preghiera che mi fanno recitare. La preghiera sta scritta pure sul messale. Il foglietto lo ricopiano sul messale. Perciò se c'è un errore sul messale, anche qui viene ripetuto. Ma dico io, con tanti anni, questi del foglietto non si accorgono che fanno dire ai sacerdoti un errore gravissimo, ed è questo. Si propizia a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti, io non ho detto come sta scritto, io ho cambiato, ardenti, di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Non è vero che l'ordine di queste tre virtù, queste sono tre virtù teologali, cioè le virtù che uniscono l'uomo a Dio, perché le virtù ci stanno, quelle umane, che sono quattro, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Queste sono virtù umane, che anche chi non conosce Dio deve avere se vuole essere un buon uomo, un bravo uomo. Poi ci stanno quelle teologali, cioè quelle che puniscono a Dio, e sono fede, speranza e carità. E guai a cambiare l'ordine. Se cambi l'ordine, significa che non hai capito niente.
che non capisci quello che dici. Allora, quanti anni so che abbiamo, che diciamo la messa in italiano? Sono tanti, no? Io non mi ricordo, ma sono tanti, tanti. Austerore è rimasto così. Non so se in latino c'è l'austerore, questo non lo so. Adesso devo cercare di spiegarvi perché la fede sta a principio, la speranza viene dopo e la carità sta in fine. Innanzitutto, per cominciare possiamo dire, ma che si registra? Ah, ce l'ho qua. Non me lo so manco accorto. Si potrebbe dire che la fede ci unisce al Padre, la speranza al Figlio, la carità allo Spirito Santo. E l'ordine è proprio questo, il Padre è fonte di tutto, Spirito e vita. Allora, noi dobbiamo essere uniti alla Santissima Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, attraverso queste tre virtù. Ma perché dice ci vogliono tre virtù per unirci a Dio? Non basta una. Sarebbe bastata una se l'uomo non avesse peccato. Una. Quando Dio crea l'uomo lo fa a sua immagine e somiglianza, cioè lo fa figlio, immagine, come se fosse un Cristo, insomma, e somiglianza, cioè nell'operare agisce da Dio, quindi c'è la potenza e lo spirito. Perciò l'uomo era grande per questo motivo, perché aveva le qualità del Figlio di Dio e della potenza di Dio. Certo, Dio non era, Padre non era, ma dal Padre ha ricevuto le qualità del Figlio e dello Spirito, la vita e la potenza. Questa vita e potenza si manifestava all'esterno, l'ho spiegato, però ci sarà qualcuno che non l'ha sentito, con lo splendore luminoso, era vestito di luce, come un angelo, anzi, più di un angelo, perché a quell'uomo creato da Dio in tale maniera, come eravamo, come avremmo dovuto essere, ha dato l'ufficio di regnare sulla terra, come Dio, a nome di Dio. Questo bisogna capirlo bene. Lucifero, che era il più luminoso fra tutti quanti gli angeli, al vedere sto piccolo pallino sulla terra, che è più potente, più bello di lui, dice, ma com'è sta a fare? Ma questo che è fatto di materia, ha un corpo che viene dalla terra, in realtà poi ha più luce di me, ma come può essere? Ha più vita di me, è più grande di me, questo non può essere. L'invidia di Satana si è scatenata, ma per tale motivo si è scatenata. Ma se ci avesse visto, se Satana avesse visto Adamo come so io, che avrebbe fatto? Se quello è un vermiciattolo, è certo che sono io, con tutti i rimari che ho, che ci avrebbe avuto invidia di me? No. Invece ha avuto invidia da Adamo perché ha visto un essere potente, ha visto un Dio, ha visto. Lui ha visto un Dio, dice però è un uomo, è fatto di terra. E allora questo me lo mangio con boccone io, gliela levo tutta questa grandezza. Allora lui sa che Dio ha detto ad Adamo ed Eva, non mangiate i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché qualora ne mangiaste morireste. È logico che questo qui è un simbolo, l'albero, il frutto, è un simbolo. In realtà, quello che viene simboleggiato è questo: non vi appropriate del potere che vi ho dato, non crediate che la luce viene da voi, dal vostro corpo. Non viene dal vostro corpo, ve la do io. Allora luce e potenza viene da me. Non vi staccate da me, perché se credete di poter operare senza di me, perderete tutto. Se non capite questo è finita. Non mi capite il peccato,
e non capire più niente, insomma, il discorso era un po' in avanti, devi capire bene questo qua. Io ho portato tante volte l'esempio, il capo dello Stato, come si chiama, Napolitano mi pare, Napolitano si chiama, quando è stato nominato ha dovuto giurare fedeltà alla Costituzione. Lui non può regnare con la capoccia sua, lui deve regnare secondo quello che è scritto nella Costituzione. Allora la Costituzione è come se fosse Dio e lui deve operare secondo la Costituzione, non è che mi può fare quello che vuole, avete capito bene? Altrettanto l'uomo. L'uomo dice, Dio dice all'uomo, non può fare la capoccia tua, tu devi fare secondo la mia volontà. Tu devi riconoscere che dipendi da me, perché te la do io la potenza, io ti do la vita, e quindi tu devi operare secondo quello che ti dico io, devi essere obbediente a me. Se non sei obbediente, morirai. Avete capito bene? Allora, ritorniamo al simbolo. Quando Eva si mette sotto l'albero, Lucifero, l'angelo, Lucifero significa portatore di luce, il più luminoso fra tutti gli angeli, Lucifero, porto luce, era una lampadina, era un fanale enorme, la spalla del sole, lui, ma l'uomo era di più, questa è la situazione. Allora lui prende la forma di un animale discreto, un serpente. Non è un leone, una tigre, no, un serpente. E gli dice, come sono belli questi frutti, perché non te li mangi? E Dio ha detto che non li possiamo mangiare, perché qualora li mangiassimo moriremmo. Ma che sta lì, ma non è vero. Dio è invidioso della vostra grandezza e non vuole che voi esercitate questa potenza che ci avete senza dipendere da Lui. Perché in realtà voi potreste, basterebbe mangiare il frutto di quest'albero, diventereste come Dio. Dio in cielo comanda Lui, sulla terra comandate voi, che siete Dio in terra, ci avete tutto, tutto quello che appartiene alla divinità ce l'avete. Allora perché non potreste mangiare, essere indipendenti da Dio? Quelli ci avranno ragionato. Alla fine hanno detto, forse è vero, forse Dio ci ha ingannati. Dio ha detto una cosa falsa, non dice la verità, forse è invidioso, è col peccato. Mangiano il frutto, immediatamente perdono tutto. Tutto quello che è divino perdono. Gli rimane solo stappare qui, sto corpo di terra, che diventa mortale, perché con quei doni era immortale, senza quei doni non è più immortale, muore. Anda cretino, però se eravamo noi facevamo la stessa cosa. Allora, il peccato in che consiste? Questo l'ho spiegato altre volte, lo potrei anche interrogare qualcuno, ma ho paura che non lo sanno. In che consiste il peccato qua? Il peccato che ha fatto Sam? Là? Questo va bene, ma ci manca una cosa in relazione a quello che sto spiegando. Ecco, grazie a Dio meglio lei. È una mancanza di fede nella parola di Dio. Hanno creduto che la verità la diceva il serpente e che Dio diceva la bugia. Ha detto una bugia. Ne dici poco l'offesa che hai fatto a Dio quando gli dici mi hai detto una cosa falsa. No, io ti ho detto la verità, è quell'altro che ti ha detto la bugia. Allora la fede è la prima delle virtù, non mi ci puoi mettere la speranza, perché la speranza viene dopo. Quindi in quel momento non esiste la speranza e non esiste manco lo spirito, cioè la speranza, la carità, ci sta soltanto la fede. Se non avessero perduto il dono della fede, loro che già ci avevano la vita
e la potenza divina non dovevano fare niente, c'avevano tutto. Bastava non mangiare quel maledetto frutto, bastava non credersi indipendenti. Bastava, come il napoletano mette la firma alla Costituzione, io devo osservare la Costituzione. Loro devono mettere la firma, io devo fare la volontà di Dio che mi dà tutto. Avete capito bene? Questa è la storia. Però Dio si è creato, nonostante sapesse che avrebbero perduto la fede, perché non gli avrebbero creduto, e quindi l'uomo non può esistere, lo dovrebbe distruggere. Non lo distrugge, perché? Perché ha preparato una cosa, chi ha preparato? Io se urlate sento. Io sento sempre fede, sento. E invece non era da fede. Che cosa ha preparato? La speranza. Ha preparato la speranza. In riparazione della fede arriva la speranza, giusto? Chi è la speranza? È Cristo. Ma Gesù mio misericordia, sta là da anni. Cristo, speranza dell'uomo, non è la fede lui, lui è la speranza. Dopo che l'uomo ha perduto la fede, c'ha la speranza di recuperarla per mezzo di lui, che è la speranza. Hai capito bene? Lui è la nostra speranza. Tra l'altro, la seconda lettura, che è quella presa dalla lettera di San Paolo ai Colossesi, dice proprio questo. Di conoscere la gloriosa ricchezza, cioè, in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, non ebrei, pagani, colossesi, greci. Speranza, non ci sta scritto lì, c'è scritto speranza. Lui è la nostra speranza, speranza della gloria. L'uomo ha perduto la gloria, la vuole riacquistare con questa speranza. La speranza dell'uomo è Cristo. E perché Cristo è speranza dell'uomo? Non ho mai detto questo, che Cristo, no, ce l'ho detto ogni volta che lo presentavo quel quadro. Però l'ho capito meglio, a forza di spiegare, capisco. Perché la speranza? Perché tutto quel marasma di male che l'uomo ha compiuto perdendo la fede, lo prende su di sé il Figlio di Dio. Questo significa, ecco l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo. È questo peccato qua, l'aver perduto la fede. Perché il Figlio di Dio, la fede nel Padre, non la perde, è sempre obbediente, sempre e comunque. Allora, vedendo Lui, perdona noi. Un giorno ho fatto un'omelia dicendo che come Cristo ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, così Dio Padre ha imparato che cosa? Bravo, ecco, la misericordia. Il Padre altrimenti non poteva esercitare la misericordia. Dio Padre è misericordioso quando gli presenta il Figlio. Allora oggi, quando ho celebrato, dopo che mi sono arrabbiato a tre messe, già ieri sera, alle 9, alle 10, alle 11, e ho alzato l'ostia a Dio Padre, no? Dopo la consacrazione, il detto che gli presentavo la nostra speranza, sia quando ho presentato l'ostia consacrata, è la nostra speranza. Tutte le nostre speranze stanno lì, in quest'ostia consacrata, in quel calice dove c'è il vino diventato corpo di Cristo. Quella è la nostra speranza, è la speranza delle genti, è la speranza di Israele, è la speranza dei cristiani. Cristo è la speranza.
Che figura presenta l'Apocalisse per farti capire che lui è la speranza di tutti? L'agnello immolato. Quell'agnello immolato che sta nell'Apocalisse, che è la speranza. Dio Padre può creare. Perché? Perché c'è il Figlio che prende su di sé il peccato del mondo. È la speranza. E per questo nell'Apocalisse le creature che stanno nella mente di Dio sono tutte felici, perché l'agnello immolato rompe i sigilli e permette la creazione. Cioè è diventato la speranza del mondo. Se il mondo esiste è per Cristo nostra speranza. Tutto è del Padre che ha creato. È vero che il Padre ha creato per mezzo del Figlio, ma per mezzo del Figlio Dio, Verbo. Invece la speranza è il Verbo fatto carne. Questo è logico, c'è cioè questa dicendo. Ma questo non è ancora sufficiente, ora bisogna che smetta. Allora dico la terza cosa, fede, speranza, la carità. Ma l'ho insegnato quando ero giovane, tante cose che non so precise, mi c'è voluto defalparlo, perché a scuola non te le insegno, io non capisco perché. Allora, l'altra cosa che non funziona è questa, mi hanno spiegato che noi in cielo andiamo a godere della visione beatifica. Quindi il cielo me l'hanno presentato come un qualche cosa dove io vado a fare spettatore. Vedo Dio e lo contemplo. Questa sarebbe la mia gioia. Oh, non è vero. Cioè, allora qual è la gioia? Io divento Dio. La speranza della Chiesa, dei cristiani, è in Dio diventare una cosa sola con Dio. Perché il Cristo mi associa a sé e mi fa diventare colui, difatti la Chiesa è formata da Cristo e da noi, intera, se non è un pezzo, lui è il capo, noi siamo le membra. Allora si capisce la parola che ha detto Dio dopo il peccato originale a Satana: io porrò inimicizia tra te e la donna è Maria. Chi lo forma sono gli ebrei, col dono della fede. Ma non vi spiego come gli era dato questo dono della fede, sempre attraverso Cristo, anche se ancora non viene, ma nel futuro si vede, dal dono della fede. Difatti, di Abramo, che cosa ho detto adesso? Che è il padre della nostra fede, non è l'ospite, l'ospitalità, ma che mi importa dell'ospitalità? È il padre della nostra fede. È la fede che risolve. Se non c'è la fede non fa niente, a Dio non ci si entra. Allora per entrare a Dio adesso c'è la speranza. È Cristo che ci fa entrare. Però Cristo non basta. Perché per poter entrare perfettamente c'è bisogno dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo, mandato dal Padre e dal Figlio, noi in Dio non possiamo entrare. Una volta che siamo entrati in Dio, allora noi siamo con Dio una cosa sola. Me vai a prendere il Vangelo, quello rosso, bisogna che ve lo leggo. È come se prendessi una zappa e lo mettessi dentro la capoccia di ciascuno di voi, quello che leggo adesso, e anche dentro la capoccia mia. Ma speriamo che mi arriva presto. Che c'è scritto lì? La preghiera che Gesù fa prima di morire, le ultime parole che dice sulla terra: guarda il Padre nel cielo. Eccolo qua, nel cielo, e fa una preghiera stupenda. Leggetela, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Io vi leggo solo il pezzettino che serve a noi, che sarebbe la finale del suo discorso. Gesù dice di pregare per gli apostoli che c'ha davanti, questo dopo l'istituzione dell'Eucaristia, prima di andare al Getsemani. Non prego solo per questi, per gli apostoli, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Questi siamo noi e la Chiesa. Noi crediamo per la predicazione degli apostoli. Perché tutti siano una sola cosa. Non mi dice che vada a fare lo spettatore della grandezza di Dio. Mi dice che faccio parte
della grandezza di Dio. Sfido io che Satana ci odiava. Era invidioso. Dice, ma questo va in Dio e io sto davanti. Lucifero, prima di diventare Satana, e tutti gli angeli che stanno in cielo, compresi Michele e Gabriele e Raffaele, quando stanno? Davanti a Dio, intorno a Dio. E noi? In Dio! Beh, io lo capisco, sto Lucifero, diciamo, possibile. Gente che ha un corpo fatto di terra, di materia, sta in Dio e io sto di fuori. È stata la grande invidia che l'ha spinto a tentare. D'altra parte Dio ha voluto che facesse questo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, l'unione del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, sono una cosa sola, un Dio solo in tre persone, Padre e Figlio uniti per mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché dico la carità, se non ci sta la carità, in Dio non ci vai, perché non c'è lo Spirito. Siano, no, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, siano anch'essi in noi una cosa sola. Io mi muovo in una lotta, guarda, c'ho fretta. Però questo si fa soltanto quando sarò morto e risuscitato, non prima. I santi non ci stanno in questa situazione, ci stanno con lo Spirito, ma i corpi stanno qua. Come tu, Padre, sei in me, io in te, c'è anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Se noi avessimo questa fede potente e capissimo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il mondo si convertirebbe. E la gloria che tu hai dato a me, la gloria di Dio, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità. La perfezione sta nel diventare una cosa sola con Dio. E per questo le genti non possono entrare in Dio, stanno davanti a Dio, loro contemplano Dio, ma in Dio non possono entrare, perché? Perché non hanno fatto niente, che hanno fatto? Non sono battezzati nel cresimare, non hanno partecipato alla messa, che fanno? Una cosa sola devono fare, amare il prossimo, nient'altro. Invece noi ci abbiamo, ci avremmo un sacco da fare nei confronti di Dio, ma non lo facciamo, c'è pericolo che non ci andiamo là. Io in loro e tu in me, perché siamo perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato, leggo questa frasetta e poi basta, qui c'è da morire, e li hai amati, Dio mi ha amato, come hai amato me. Lo stesso amore che il Padre aveva per il Figlio, ce l'ha avuto per me. Mi vergogno di essere l'altro, perché quando uno capisce queste cose si sente veramente impotente. Dice, ma che se io non schifo, so, come fa a dirmi queste cose? Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me. Dove sono io? Perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Noi siamo amati prima della creazione del mondo. Certo, a noi ci amati, a me pure, perché se sono stato 52 anni, quando non so, 52 anni che sono qua dentro, 60 anni a dire messe, sono schifo, questo vabbè, questo lo so per conto mio, però lui credo che mi abbia amato tanto e anche a voi vi ha amato tanto. È quello che dobbiamo pensare quando alzerò l'ostia. Quando ho alzato l'ostia all'altra messa ho detto, Padre,
ti presento la mia speranza. Questo è che c'è un nome. È la speranza mia e di tutti quelli che mi ascoltano, che insieme con me ti offrono l'ostia, cioè il figlio consacrato. Avete capito? È la nostra speranza. In piedi, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo in un solo Signore.